che diversi sono stati, oltre che gregari nelle percentuali, sono stati anche... È un passaggio lento, non è facile mantenere, soprattutto per i gregari e per i gregari esterni, cioè il gregario esterno numero 2. Thank you.
Vedete ora effettuare questo tre quarti di tavolo. Io di nuovo un fisso di questo comunità esce con 4 minuti per rimontarsi davanti a noi. Che il velivolo sta uscendo dalla sua mano, tutto è sotto controllo, siamo tutti sotto controllo, il pilota in perfetta conoscenza del traffico locale, come potete vedere davanti a noi a circa un chilometro e mezzo c'è un intruso ed è un deltaplano a motore, a perfetta conoscenza della posizione da parte del pilota, il quale naturalmente effettua le manovre a distanza di sicurezza con il suo extra 300 L. Attenzione, questo turno in 8 tempi in salita e quindi di nuovo il velivolo viene fermato, arrestato da più una sollevazione che lo fa camminare e quindi una serie di tonno in discesa. Naturalmente il metaparato che sono lontani ha capito che non è nell'area nella quale può portarsi su un ambiente. Continuiamo a seguire le figure che era Francesco Fornarali, rispetto dice Cantone d'Italia, vedete questa figura strettissima che guarda dalla Pierone. Sapete che nelle gare internazionali devono mantenere una quota minima che non può essere inferiore ai 300 metri e poi devono volare all'interno di un cubo che ha un chilometro di lato. Vedete ora questa ancora questo turno strappato con l'uso anche di una moto che serve al pilota per agevolare la sua figura. Sono figure che fanno parte di una particolare programma. L'aeroplano in sé può reggere più o meno 12 G, che è una quantità di accelerazione che nessun pilota è in grado di sostenere, un peso 2-3 quattro volte il loro peso normale, quindi anche la fatica di non volare, perché questa serie per numero di salita, con un attorno strappato da fine che porta l'aeroplano ad assetti che sono praticamente quasi impossibili. Dimostrando è una pilota al quale abbiamo chiesto un giorno ma cosa provi quando sali a bordo del aeroplano? Io non salgo a bordo dell'aeroplano, io indosso l'aeroplano e divento un suo sì.
velocità massima di 407 km/h. Cosa che non è consentita per lungo tempo di viaggiare, perché si ritrova che viene forzatamente messo all'interno del terreno vicino la funzionamento del motore. E questo qua è un motore che si ferma al primo piano, una lunghità, ora è effettuata questa testa di discesa rovescia, che si è praticamente controllata. Prende veramente per caso, insomma, un onore che capire quanto sia difficile per necessario. È stato un onore, come un atleta che funziona bene alla gente. Thank you.
inizia adesso, sopra di noi, fuori colorati, via! Il velivolo più avanzato prosegue nell'aria la sua manovra, seguita dagli altri velivoli. Quindi cominciamo a conoscere i piloti delle frecce tricolori che poi ci faranno rimanere con il fiato sospeso. Innanzitutto il pilota più importante, lo avete capito, in realtà non sta volando in questo momento, ma è Marco per coordinare, controllare e garantire la sicurezza del mondo. Quindi è il comandante delle frecce tricolori numero 0 per il suo velivolo, è il maggiore Massimo Tavolo. Mentre in volo, di fronte a voi, il velivolo più avanzato è il leader delle frecce tricolore, il maggiore Marco Lante, e si sta staccando dal resto della formazione il solista delle frecce tricolori, che da questo momento in poi lascerà i 9 piloti e si comporterà con il suo velivolo in modo da spingerlo al massimo delle sue prestazioni. Ma ancora, tutti insieme, guardateli di fronte a voi, al centro, pronti per la prima manovra acrobatica, fumi bianchi per le frecce tricolori, vanno su, e questa è la voce dei piloti, sentite. Pronti per l'apertura, via, voce del capo formazione, via la separazione delle prestazioni, su verso l'alto il numero 10. Ci prepariamo a macchinare, cambio di configurazione, via a destra. Se la formazione principale si allontana nelle sue quattro posizioni fondamentali, pronti con il numero 10, tonno 1, al centro 2, ancora 3, ali parallele alla linea del mare, qui a sinistra, ora. Le frecce tricolori, salite e volate all'interno del cilindro. Parla il capo formazione. Rilascia ma non riduce la pressione sui comandi. Volo rovescio in questo istante. 2100 piedi, 259, cioè circa quota di velocità alla sommità della manovra, sono qualcosa come 750 metri rovescio. Attenzione con la macchina fotografica, pronti per il prossimo scatto al centro, tonno ora! Rimane il volo rovescio su verso l'alto con il numero della voce del capo formazione. Ancora. E il capo formazione dall'ordine. I due gregari ruotano simmetrici di fronte a noi, cambia la configurazione delle frecce per volo del volo. Segnano un calice e salutiamo così le frecce tricolori mentre loro si allontanano da sinistra. Aspettiamo, non perdete la prossima manovra del numero 10 delle frecce tricolori, il casco bianco del capitano Simone Carrelli di fronte a voi. Parla il capo formazione. In piedi, rilascia, riduce, porta i velivoli a 1500 metri, guarda verso il basso, scopre il solista, dalla base dei fumi il solista sale su verso l'alto e innesca l'apertura delle due sezioni. L'Arizona è un famoso ritrovo degli aviatori degli anni 30, si chiamava l'Arizona degli aviatori, ma è anche il modo migliore che abbiamo per abbracciare tutta la spiaggia di Jesolo. Questo di fronte a voi è l'abbraccio dei piloti, se volete salutare la formazione ora che vi vedono, muovete la spiaggia di Jesolo, agitate tutto ciò che avete, ora! Riducetevi lentamente, lentamente, lasciate che la vostra velocità scenda.
dietro il mare, di fronte solo il cielo, il solista rallenta fino a fermarsi in questo istante. E di nuovo giù! Signore e signori, il solista delle Frecce Tricolori, il capitano Simone Cavelli! Le Frecce Tricolori, ovviamente nel loro stemma hanno delle frecce, allora al centro la... Sfrutta la forza di gravità e il numero 10, il suo velivolo continua a ruotare nel cielo, ancora una rotazione per il capitano Simone Cavelli, ferma il velivolo in questo istante, lo butta verso il pubblico, ci facciamo vedere dal numero 10 delle Frecce Tricolori, dalla vostra destra arriva il resto della formazione. Via i gregari interni, attenzione al comando per gli esterni. E poi di fronte a voi, guardate, muoversi nel cielo tutta la formazione e cambiare la propria configurazione. Solista e poi su verso l'alto, questa è l'apertura della bomba. Di qualunque velivolo, anche delle MB339, che però ha ancora lo spunto per regalarci un'emozione. A sinistra, ora. E adesso è il momento, a sinistra, questa sono le Frecce Tricolori.